Now, I can't do Billy's accent, but anyway, all I know is that this crazy man sat down and he says, Now look. He says, I've got this script here. And it, it concerns the St. Valentine's Day Massacre. And you are a musician. And the other fellow there with you is a musician. And you mm -hmm. witnessed the St. Valentine's Day Massacre. And what you've got to do is you've you got to dress up and join an all-girl orchestra. Because now they know that you've seen it. And they may come, and they're going but they're going to kill you. And so for 85% of the picture, you're going to run around in drag, kid. You want to do it? And for some insane reason, I said yes. Some sort of Il passaggio da Joe e Jerry a Josephine e Daphne è immediato, c'è solo una dissolvenza incrociata senza passare per tutta la fase di trucco e travestimento come era invece successo nelle versioni precedenti del soggetto. Wilder e Diamond saltano completamente la fase di trasformazione perché così l'effetto di contrasto comico è ancora più forte. Anni dopo lo stesso meccanismo narrativo sarà usato da Sidney Pollack in Tutsi. Il contrasto continua con le inquadrature dei due uomini travestiti e la gag di Marilyn che arriva alla stazione molestata dagli sbuffi di vapore. Quest'idea che anche il treno si ecciti al passaggio di Sugar è rimasta giustamente nella storia e fa il paio con la scena di Quando la moglie è in vacanza in cui la gonna di Marilyn viene sollevata dall'area della metropolitana. La sequenza nel Vagone Letto è il momento comico principale della prima metà del film e si regge su una eccezionale performance di Jack Lemmon. Inizia da quel primo piano con Daphne che augura la buonanotte alle ragazze. Notate come ormai le conosce tutte per nome, un dettaglio che ci dà l'idea di una totale immedesimazione di Jerry in questa nuova identità. Ma la sequenza trova il suo apice nella scena del party nella cuccetta con Lemmon che cerca di controllarsi in una situazione incontrollabile. Qui la cura del ritmo delle battute è ferrea anche nei momenti più frenetici. È un esempio del metodo di accumulazione delle gag in uno spazio ristretto. Il riferimento classico è a una notte all'opera dei fratelli Marx, maestri nel portare una situazione apparentemente tranquilla verso l'inevitabile esplosione finale. La gag di Jack Lemmon che deve difendersi da un nugolo di ragazzi in uno spazio chiuso è talmente riuscita che lo stesso meccanismo di base viene riproposto da Wilder e Diamond qualche anno dopo in Irma la Dolce. Qui vorrei aprire una parentesi sull'abitudine di Wilder e Diamond di giocare con le battute e le gag riprendendole uguali o variandole di volta in volta all'interno dello stesso film. O creando un gioco di rimandi tra un film e l'altro, per esempio la battuta sul sangue di tipo O, o quelle sul conservatorio di Sheboygan tradotto in italiano con Donna Cecilia, riferita naturalmente all'Accademia di Santa Cecilia. Insomma, c'è tutta una serie di tormentoni e giochi di parole che ritornano nel corso del film, o gag visuali spesso create parodiando altri film, come quella del pompelmo spiaccicato in faccia o della monetina lanciata in aria, citazioni rispettivamente di nemico pubblico. E di Scarface. La gag del Pompelmo in particolare ritorna in vari film di Wilder e Diamond. Ma tutto il film, anche grazie alla splendida fotografia in bianco e nero di Charles Lang, è un riferimento continuo al cinema americano degli anni 20 e 30, non solo al genere gangster e ai suoi mafiosi italo-americani, ma anche alle bellezze al bagno o alle farse piene di inseguimenti frenetici rese famose da Max Sennett. Girls. Why? Il momento comico principale della seconda parte del film è la sequenza alternata del corteggiamento fra Junior e Sugar e fra Daphne e Osgood, costruita sul contrasto comico fra le due coppie e, come tutto il film, sul rovesciamento di ciò che è normalità, sulla presa in giro delle convenzioni. Il travestimento, naturalmente, è di per sé un rovesciamento e su questo Wilder e Diamond innescano tutta una serie di altre situazioni comiche che ribaltano le aspettative dei personaggi e degli spettatori. Così Jerry, che all'inizio cerca di fare colpo su Sugar, si ritrova invece ad essere corteggiato dal milionario e, travolto dalla situazione, arriva ad accarezzare l'idea di sposarlo. Dall'altra parte ci si potrebbe aspettare che Joe, dopo aver tanto dissimulato il suo interesse per l'irresistibile Sugar, finalmente si lanci in un corteggiamento serrato. Ma qui il film sorprende ancora una volta rovesciando i ruoli, è Sugar a diventare seduttrice attiva di un junior falso impotente. Con un montaggio parallelo che ha pochi precedenti nel cinema americano, Wilder passa con la massima naturalezza da una coppia all'altra, rendendo l'effetto di contrasto esilarante. E veniamo al finale, entrato nella storia per quella conclusione che tutti ricordiamo. L'ideazione della battuta fu di IAL Diamond e inizialmente a Wilder e agli altri collaboratori non sembrava granché divertente. La battuta, originariamente, era stata ideata per la scena delle maracas, venendo poi scartata. Quando Wilder e Diamond arrivarono a scrivere il finale, non trovando una battuta conclusiva, la recuperarono provvisoriamente. Dato che la scena sarebbe stata girata il lunedì successivo, l'idea era di trovare nel weekend un finale più divertente. Non si trovò niente di meglio e la battuta rimase. Ma cosa rende quel Nessuno è perfetto una delle battute più famose e appunto perfette della storia del cinema? Sgombriamo subito il campo dalle interpretazioni che ogni tanto capita di sentire. Il finale fa ridere perché si scopre che in realtà Osgood è gay, sono tutte e due gay e cose di questo tipo. Naturalmente nulla vieta di ridere pensando a questo tipo di conseguenze. Ma è più interessante secondo me. Capire il meccanismo comico che ha portato a quel finale. Diamond era in realtà molto orgoglioso di aver messo quella battuta come conclusione perché aveva intuito la forza comica di una reazione indifferente a un problema insormontabile. Ogni scusa via via inventata da Jerry per dissuadere Osgood si rivela inutile, ma il pubblico sa che si sta per arrivare alla rivelazione della verità, e cioè che Daphne è un uomo. E ci si aspetta che questa rivelazione faccia esplodere il milionario in una reazione incontrollata. E invece, la noncuranza con cui Osgood minimizza la questione è ciò che spiazza completamente gli spettatori e rende immortali la battuta conclusiva e il suo sorriso serafico, perfetta conclusione di un film perfetto. All'anteprima il pubblico accolse a qualcuno piace caldo con totale freddezza perché non capì che si trattava di un film comico ma le serie successive esplose l'entusiasmo, facendolo diventare un successo e trasformandolo nel tempo in un vero e proprio fenomeno di cultura popolare. L'abilità di Wilder nel catturare i cambiamenti nella morale comune e nel trattare temi tabù con umorismo e sensibilità lo ha reso un monumento della commedia sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. A qualcuno piace caldo è diventato il modello di riferimento per tutte le commedie sul travestimento sessuale che sono venute anni dopo dal remake di Victor Victoria a Tutsi, senza dimenticare quelle più esplicitamente inneggianti all'anticonformismo sessuale come The Rocky Horror Picture Show. Oggi basta fare un giro in rete per trovare moltissime interpretazioni del film in chiave transgender e come un inno al travestitismo e al gender fluid. Dobbiamo fare attenzione a non essere semplicistici e non affidarci alla sensibilità e mentalità del XXI secolo per interpretare un film di metà Novecento. In realtà, secondo le parole degli stessi Diamond e Wilder, non c'era l'intento di mostrare una qualsivoglia conversione all'omosessualità, anzi il loro obiettivo era mostrare come, seppure i protagonisti si travestano da donne, la loro mentalità rimanga totalmente maschile, facendo nascere la comicità da questo contrasto. I primi omosessuali veri Wilder li farà comparire solo dieci anni dopo nella vita privata di Sherlock Holmes. Sicuramente però assistiamo ad un'evoluzione di Joe e Jerry durante il corso del film che deriva dal loro mettersi nei panni dell'altro sesso, letteralmente. Tutti però concordano sulla perfezione di questo film, dalla storia alla sceneggiatura, agli attori, alla regia. Indicativo è il fatto che nonostante i continui remake di grandi film del passato, Specialmente quando si tratta di film in bianco e nero da rifare a colori, questo è forse l'unico film che nessuno in 65 anni ha avuto il coraggio di rifare. Il confronto sarebbe impietoso. Ne è stata fatta una versione per Broadway e ne è stato tratto un musical. Ma il film, in quanto tale, non è stato mai rifatto, perlomeno in Occidente. C'è solo un remake indiano del 1975. Personalmente non l'ho visto. Magari è bellissimo, chissà. Qui concludo ringraziandovi e dandovi come sempre appuntamento per il prossimo grande classico del cinema. Un saluto da Andrea.